Io provo a cogliere alcuni aspetti che diceva Marco, alcune questioni che diceva Marta, per porle a Maurizio Landini. Allora, prima dicevamo che una delle problematiche, non delle problematiche, una delle questioni più importanti che riguarda la fine di una società salariale, di quel patto sociale novecentesco, e la difficoltà da parte delle strutture politiche e sociali tradizionali di interpretare un passaggio, quello dalla classe alla moltitudine. Marco lo diceva molto bene, la crisi della forma partito, che è una crisi ormai che sta andando a destra, si sta determinando, quantomeno in questo paese, in quel modo lì. La crisi invece della forma sindacato, ma anche la crisi della forma movimento, è una crisi ancora aperta, però è aperta, ma comunque ci dobbiamo lavorarci tutti per capire come interpretare alcuni nodi, alcuni passaggi. Io credo che ci siano alcune cose che rimangono irrisolte. La contrapposizione, perché a volte purtroppo è contrapposizione fra il salario e il reddito, tra il lavoro dipendente e il lavoro precario, tra la difesa di una produzione industriale e il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, rimangono dei nodi irrisolti. Sicuramente sono dei nodi aperti, superabili, assolutamente. Però forse, e torno all'intervento di Marta, la questione del legame sociale tra organizzazioni, auto-organizzazioni e corpo sociale è una questione importantissima in questo momento. Una questione che però forse ha proprio nel territorio il suo cuore, nel territorio, nella dimensione in cui dicevamo prima, come spazio biopolitico complesso e non come il locale, tra virgolette. Io credo che la coalizione sociale, quella con la C maiuscola, quella che comunque ha visto il suo nascere il 6 e il 7 di giugno a Roma, abbia sicuramente affrontato questi temi, però a mio parere c'è un nodo che io mi piacerebbe chiedere questa sera a Maurizio Landini. Forse partire dal centro e andare poi a cascata verso la ricerca di quel legame sociale e territoriale può essere una questione, come dire, superabile, oppure è l'elemento attraverso cui si è determinata la coalizione sociale? Perché comunque la questione che veniva posta, la questione di un legame sociale nei territori, della valorizzazione anche di quelle pratiche di coalizioni, quelle forme di ricomposizione che si stanno determinando nei territori e che poi arrivano anche all'Europa, arrivano nel ventre della bestia, arrivano a Francoforte, sono capaci realmente di incidere, perché questo è il punto: come riusciamo a incidere, come riusciamo a costruire realmente blocchi sociali, contrapposizioni sociali, mobilitazioni sociali, ma anche un livello politico che ambisca al superamento di questo governo, ma soprattutto della troica e dell'austerity e di chi in questo momento ci sta affamando. Quindi questa è un po' la domanda che volevo fare a Maurizio, e ovviamente hai tutto lo spazio per poter rispondere. Tutto stasera. Abbiamo tempo. Va bene, allora abbiamo tempo. Ma intanto vi ringrazio per questa opportunità di discussione e cercherò di usarla con la franchezza necessaria, perché le discussioni sono vere se ognuno dice quello che pensa e prova a misurarsi coi problemi. Ora, io premetto una cosa, lo dico in questo caso sia personalmente che come FIOM, per l'organizzazione che rappresento, perché in un paese che personalizza molto, io voglio continuare a rivendicare che l'idea a un certo punto di proporre
la cosiddetta costruzione di una coalizione sociale non è di Maurizio Landini. È una discussione che all'interno della FIOM dei metalmeccanici, mi permetto di dire, l'abbiamo discussa anche con la CGIL, seppure diciamo così non così convinta, ecco, per non dire oltre, ma è una discussione collettiva fatta da un'organizzazione e che parte e che è partita da due elementi. Una considerazione su quello che sta succedendo, e cioè, almeno questo è stato il punto, noi siamo, credo, tutti di fronte a una fase totalmente inedita, che nessuno di noi, io parlo per me, ha mai vissuto nelle dimensioni attuali. Io molte volte l'ho detto, io ho cominciato a lavorare in un'azienda. Per andare a lavorare io non ho dovuto né pagare qualcuno, né chiedere un privilegio. Ascoltate, mi sono iscritto all'ufficio di collocamento, capite? E lì mi è andato da lavorare. E quando sono entrato a lavorare avevo dei diritti, non perché li avevo ottenuti io, perché c'erano. Ti potevi iscrivere a un sindacato se volevi, fare un'assemblea, organizzare. Oggi sei di fronte al fatto che tutto questo non è più così. Anzi, da qui anche la domanda alle leggi, io faccio un esempio, io quando ho cominciato a lavorare e in tutti questi anni penso la mia generazione, visto che è un po' che lavoro e che sono impegnato nel sindacato, abbiamo sempre avuto alle spalle la legge, lo statuto dei diritti dei lavoratori. Oggi tu ti trovi di fronte al fatto che tu quelle tutele non ce le hai più. L'imprenditore, se vuole, poi puoi trovare quello buono, ma se trovi l'imprenditore non buono può licenziarti con un po' di soldi ed è a posto, può demansionarti, può controllarti a distanza, può cioè utilizzare la tua prestazione di lavoro come vuole e non ha alcun vincolo sociale che gli impedisca di poter agire liberamente come ritiene più opportuno, neanche più riconoscendo che tu sei una persona, ma semplicemente sei un soggetto che presta un'opera e che lui può comprare e vendere sul mercato. Cioè il lavoro torna ad essere merce pura. Se ci pensiamo anche noi nel linguaggio tante volte, perché anche noi ci siamo abituati a parlare di mercato del lavoro, se ci pensate, no? Quindi anche noi ragioniamo come se appunto sia legittimo che ci sia un mercato sulle braccia, sulla testa, sulle persone. Però questo è il punto. Noi non abbiamo mai vissuto, almeno io non ho mai vissuto una situazione così. Fare sindacato, fare azione, non è uguale a prima. È molto più difficile di prima. E allora questo è un tema. Così come, e quindi sei di fronte a una situazione, insisto, inedita. E siccome non si sono fermati, ma le leggi le hanno fatte, tu sei di fronte a un fatto nuovo. Che anche le azioni classiche che hai fatto, gli scioperi e tutto il resto, non è detto che producono i risultati che tu pensi possano produrre. E anche questo è un fatto nuovo con cui devi fare i conti. Così come devi fare i conti col fatto che col livello di disoccupazione, di precarietà, di divisione che c'è nel mondo del lavoro, è molto più difficile tenere insieme, unire, essere in grado di agire. Quindi è un fatto completamente nuovo. E di fronte a questa situazione inedita, noi ci siamo posti il problema totalmente sindacale, di come puoi ricostruire un'unità del mondo del lavoro. E anche qui con un'eccezione. Io ho sentito alcune cose, cioè dire che è finito il lavoro salariato, secondo me, mi permetto con franchezza, mi sembra proprio una cosa che non è vero. Non è mai stato grande come adesso il numero di persone che per vivere deve lavorare, in forme, se vuoi, salariate le più diverse, e oggi sei di fronte al fatto che non solo il lavoro dipendente classico, ma le forme anche di lavoro precario, se lo vogliamo dire, lo stesso lavoro autonomo si trovi in una situazione di precarietà, di ricatto e di compravendita che non ha precedenti. Allora il punto non è che è finito quel mondo, è finito una determinata tutela di quel mondo, e oggi il problema è come riunifichi tutte le forme di lavoro, e quindi cambiando anche le organizzazioni sindacali, cambiando
creando una nostra cultura che sia in grado di capire che se non sei in grado di riunificarle, non solo nessuno le rappresenta, ma oggi ti vengono giocate contro una all'altra. E quindi qui si pone un problema nuovo per tutti, non è che uno c'ha la ricetta, ma vuol dire se tutti i soggetti di fronte a questa situazione capiscono che continuare ognuno da solo non si va da nessuna parte. Ognuno da solo oggi, anche con esperienze positive che puoi fare, sbatti perché quello che sta avvenendo è più grande di te. E qui arriva un altro punto. Quindi la ragione, tra virgolette, della proposta di coalizione sociale non nasce per ragioni politiche in senso generale, nasce per ragioni strettamente sindacali. Di come riunifichi il mondo del lavoro. In questo caso cos'è il mondo del lavoro? Molto più ampio di quello che abbiamo pensato fino adesso. E di quali forme sei in grado di mettere in campo? Aprendo su un terreno della democrazia e quindi anche del rinnovamento delle organizzazioni sindacali, di tutte le organizzazioni sindacali e, se mi permettete, anche della ricostruzione di una cultura politica. Vorrei chiarire anche questo passaggio, poi arrivo alla Grecia perché secondo me è importante. Quando parlo di cultura politica vorrei proprio essere, faccio un esempio per farmi capire. Se voi ci pensate, lo statuto dei diritti dei lavoratori, io mi sono fatto questa domanda, chi l'ha votato nel 1970? Qual era il Parlamento che l'ha votato? Certo, ci sono state delle lotte, le hai conquistate prima, cioè non è che hanno fatto le leggi perché erano buone, hanno fatto le leggi perché chi non aveva i diritti, si è fatto il mazzo, li ha ottenuti e a quel punto hanno dovuto fare anche delle leggi. Ma se uno ci riflette, quindi questo è un punto importante, no? E mi permetto di dire, in quegli anni lì licenziavano, non è che il precariato non c'era, occupavano le terre, si facevano sparare, li hanno ammazzati, cioè non è che chi non aveva diritti la situazione era un contenti, era facile, no. Quindi c'è un'esperienza che ci dice che se ti metti assieme delle cose ne puoi fare. Ma se voi fate questa riflessione, la politica oggi cos'è? E perché è un elemento che a me ha fatto riflettere? Perché chi l'ha votato lo Statuto dei Lavoratori? Quale Parlamento c'era? Il Partito Comunista, che allora non aveva paura di dire che era il partito dei lavoratori e delle lavoratrici, lo rivendicava, si astenne perché considerava che aver messo il limite a 15 dipendenti non era accettabile perché voleva dire che non tutti avevano un'estensione. Chi lo votò allora lo Statuto dei Lavoratori? Cioè quello statuto che noi oggi vogliamo difendere al limite e dire lo estendiamo a tutte le forme di lavoro. Chi lo votò? Lo votò la DC, lo votò il PLI, lo votò il PSI, è chiaro? Allora quale riflessione ho fatto io? Quale riflessione mi è venuta in testa? Se partiti che non erano di sinistra, a parte il PSI che allora si rivendicava, ma gli altri partiti non è che dicevano che erano di sinistra dei lavoratori, ma pensavano utile dover fare delle leggi che tutelavano i diritti di chi lavorava e di applicare la Costituzione, per me mi ha fatto riflettere sul fatto che forse in quegli anni le lotte sociali dei lavoratori e non solo, avevano creato una cultura politica del lavoro dove tutte le forze politiche si sentivano in dovere di rappresentare gli interessi di chi lavorava. Poi si poteva essere più radicali o meno radicali, ma questo era il punto. Se io ragiono oggi, quando dico che il lavoro non è più rappresentato, e tanti mi hanno fatto le caricature, non è perché io penso che allora bisogna fare un partito. Perché o mi spiego male io o non ha capito nulla quello che lo dice, capite? Io sto dicendo che c'è bisogno di ricostruire quella cultura politica che oggi non c'è, in cui il lavoro e le persone che lavorano tornano ad essere un vincolo sociale, mentre oggi quello che è invece il vincolo, tra virgolette, sociale che si danno tutti è il mercato. E questo è il punto di fondo. E io penso che questo è il tema, se tu non ricostruisci anche questa cultura e se non ricostruisci un livello di partecipazione e di unità sociale che oggi è rotta, secondo me non sei in grado di fare i conti con i processi che sono in atto. Questo vuol dire non che ognuno di noi si deve sciogliere, ma c'è il problema se ognuno di noi capisce che da solo non ce la fa e che quindi abbiamo bisogno di sperimentare anche tra di noi delle cose che non abbiamo mai sperimentato. Questo è il punto. Siamo disponibili o no? Perché tutto il resto sono chiacchiere. Se ognuno pensa che da solo può farcela, auguri. Secondo me non è così. E io non dico che lo faccio perché devo difendere quello che sono. Certo, lo rivendico, c'è un'identità, non è questo in discussione. Ma il punto è se capiamo o no quello che avviene. E io vi faccio un altro esempio. Grecia, seguivo la discussione, lo faccio a volte polemizzo ma perché mi aiuta nel ragionamento. Scusate, la cosa della Grecia è un fatto territoriale o è un fatto globale? E guardate che non stiamo scherzando, perché se io ho capito ciò che dice il governo,
se perdi il referendum va via, non è che rimane, non è l'italiano che dice ha perso e allora adesso lo applico. Mi sembra che abbia detto una cosa un po' più precisa. Ha cioè detto: io sono stato eletto per fare determinate cose, sto trattando, mi stanno ricattando, chiedo a voi di poter dire di no per poter non uscire dall'euro, per poter fare un accordo diverso. Ci siamo? È una cosa che riguarda solo loro, perché capovolgetela. Perché oggi non vogliono dargli un accordo? Poi uno potrebbe discutere del merito. Perché non gli permettono di fare un accordo? È perché si aprirebbe un punto evidente, che non è mai successo. E cioè si dimostrerebbe che è possibile che se il popolo vota e sceglie dei governi che vogliono un'Europa diversa, anche questa Europa dei mercati non democratiche è costretta a mediare, a negoziare, a cambiare i trattati. E siccome tra un po' votano in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, è chiaro che c'è la preoccupazione che una cosa di questo genere possa aprire un processo che non si ferma. Provate a fare un esempio. Quando in Italia la Banca Centrale Europea ha scritto la lettera, tutti erano contenti perché è caduto Berlusconi, vi ricordate? E anziché andare a votare si è fatto il governo Monti. Poi c'è ancora qualcuno che forse pensa di aver fatto una cazzata, no? Ma al di là di questo, proviamo a pensare. Noi abbiamo avuto il governo Monti, il governo Letta, oggi il governo Renzi, e non giriamoci attorno, tutti e tre, nessuno di loro eletti direttamente dalle elezioni, se ce lo vogliamo dire, stanno applicando la lettera della BCE. A nessuno è venuto in mente in Italia di dire, prima di applicare quella lettera, facciamo un referendum per vedere se gli italiani sono d'accordo. Perché se voi andate a leggere quella lettera, non è molto diversa nei contenuti dalle cose che stanno chiedendo al governo Tsipras, pur essendo l'Italia e la Grecia due modelli molto diversi tra di loro, no? Noi abbiamo un sistema industriale, bene o male, che la Grecia non ha. Ci sono una serie di situazioni, ma se ci pensate, le cose sono le stesse. Del resto, da noi le pensioni non ci sono più. L'articolo 18 l'hanno tolto, i contratti nazionali li stanno mettendo in discussione, le province le hanno abolite e via di la privatizzazione e via, quello c'era scritto. E questi sono i punti, bene o male, che di fondo vengono posti anche lì. Allora qui c'è un punto molto profondo. E io lo dico perché non è, lo dico anche qui polemicamente, ma per capirci, non è che noi possiamo aspettare cosa succede domenica per poi fare una discussione lunedì di che cosa facciamo, capite? Perché se lunedì, insisto su questo punto, se i greci, e non è scontato che votino Tsipras, vorrei che fosse chiaro, non solo per i processi che sono in atto e per le forzature che possono fare, ma per la situazione che si è determinata. Se non va in un certo modo, non è uguale a prima la discussione, per nessuno, vorrei che fosse chiaro. E noi cosa facciamo in Italia, visto che non possiamo votare perché votano i greci? Noi aspettiamo di vedere quello che succede o proviamo a pensare in questi giorni di mobilitarci in modo che anche i greci sappiano che non è una cosa solo loro, ma che la loro battaglia ha anche altri soggetti? No, perché se no sono chiacchiere, capite? Se noi non comprendiamo che c'è, qui non è la discussione se ha mediato troppo o ha mediato poco, se uno non capisce l'operazione che oggi è in atto, il significato che può avere, io ho finito di discutere, non lo so come dirlo, perché non vedo nessun elemento di possibile cambiamento, ma questo è un elemento inedito nella nostra discussione e che abbiamo di fronte. Aggiungo, per arrivare anche ad alcuni altri temi, se ragiono su quello che sta succedendo, è chiaro che allora c'è il tema di come affronto questa situazione. Perché è indubbio che oggi quello che secondo me manca, lo dico dal punto di vista sindacale ma più generale, è proprio il costruire una coerenza tra le cose che fai e il progetto più generale che tu vuoi realizzare. E io penso che questo è il punto che va ricostruito. Perché noi siamo di fronte, se la guardo sul piano politico, a due fenomeni e io anche su quello ci rifletterei un attimo, a dire che c'è uno spostamento solo verso la Lega, non è così secondo me. Però tu hai due fenomeni oggi, uno che nonostante fenomeni nuovi, da Renzi a Salvini a Grillo, tu sei di fronte al fatto che pur tre fenomeni nuovi che hanno avuto un loro consenso, questi non sono in grado di arrestare l'aumento dell'astensione. E tu sei di fronte al fatto, mai avvenuto prima,
in cui anche nelle ultime elezioni in Italia la maggioranza degli italiani non va a votare. Nella nostra storia repubblicana dal dopoguerra ad oggi non era mai avvenuto. E io non penso che uno la liquida dicendo l'antipolitica, è una sciocchezza pura. Io penso al contrario, poi ci sono tante cose, ma che lì c'è una domanda di politica diversa e tanta gente non va a votare perché non sa cosa votare o non si sente rappresentato da quelli e dalle proposte che vengono fatte. E qui c'è un punto. E se uno ci ragiona, uno dice ma c'è stato Syriza in Grecia, adesso c'è Podemos. Diciamola brutalmente, dopo il governo Monti cosa c'è stato in Italia? Grillo. Se uno lo vuole analizzare, quella è stata la risposta. Cioè un movimento che da zero arriva a 8 milioni e mezzo di voti non è una cosa... Dopodiché è scattato un meccanismo, o lì dopo uno può avere le responsabilità che vuole, chi dice Grillo, io sto facendo semplicemente un'analisi di quello che sta avvenendo, che ha determinato un altro tipo di spostamento. È al limite delle logiche di costruzione di governi che di democratico hanno ben poco, no? Perché sono tutti stati costruiti su indicazioni di un certo tipo, e la BCE, di altre pressioni e di altre cose. Allora, il tema che secondo me oggi si pone è questo. E oggi tu sei di fronte a questo scadimento della politica, cosa sta portando? Sta portando ai governi tecnici e alla logica degli esecutivi, e cioè di chi governa in poco e che mette in discussione tutti i corpi intermedi di rappresentanza. Non è in discussione solo il sindacato perché il governo dice io con voi non discuto. C'è una crisi delle organizzazioni sindacali, tutte, perché se la vai a vedere la maggioranza delle persone che lavorano non sono iscritte a nessuna organizzazione sindacale. Già questo è un elemento che ti dà un'indicazione di affrontare questo tema. Ma tu oggi non hai un atteggiamento contro solo le organizzazioni sindacali. Tu hai un atteggiamento rispetto a tutte le forme di rappresentanza sociale intermedie, fino ad arrivare addirittura alla messa in discussione dei comuni e delle regioni, se volete che ce la diciamo tutta, rispetto alla loro autonomia e al loro spazio. Allora il problema che io vedo non è semplicemente, la dico anche qui secca per farmi capire, il problema non è resistere o semplicemente opporsi. Secondo me è troppo poco e insufficiente. Certo che tu non devi accettare, ma il problema che tu hai è come ricostruisci un consenso più ampio e come ricostruisci un altro progetto sociale in cui le pratiche, le cose che fai giorno per giorno nei luoghi di lavoro, nei territori, indicano che è possibile costruire un'altra strada. Ma dentro un'idea che è un'idea generale, che ha l'idea di ricostruire un progetto, cioè di ritornare al fatto che la politica torni ad essere quello strumento che permette alle persone di partecipare e di confrontarsi. E in politica che ci siano idee diverse dovrebbe essere un fatto normale, che addirittura possano confliggere tra di loro, la regola della democrazia. Quando non avviene siamo ad un vuoto, e oggi siamo addirittura a questa situazione. Allora in questo quadro io vedo l'elemento inedito con cui fare i conti ed è la proposta che viene avanzata. E quando si dice centro o non centro, guardate, capisco l'argomento, ma vi faccio questo esempio, perché mentre ascoltavo, riflettevo e non ci avevo pensato prima. Ma io ve la dico così, se io penso alla FIOM-CGIL, la FIOM-CGIL non è un'organizzazione nazionale, è una confederazione di territori, eh? Cioè per come funzioniamo noi, certo c'è il segretario generale, ma la FIOM è organizzata territorio per territorio, ogni singola provincia ha un'autonomia finanziaria ed economica e ha una sua autonomia contrattuale, non so, quindi non è che... Allora, qual è il problema che deve riflettere? Il problema che deve riflettere, dal mio punto di vista, e la parola coalizione per noi ha un significato preciso, è quella di come rilancio un'idea di confederalità vera. La parola confederale non vuol dire che c'è il sindacato confederale, questo è quello che purtroppo si è arrivati, ma la confederalità, che non la fa la confederazione ma la fa chiunque, è come fai a tenere insieme persone che hanno bisogni e interessi diversi. Questa è la confederalità. E in una, se la dico da metalmeccanico, tenere assieme gli operai e gli impiegati, gli italiani e gli stranieri, quelli del sud e quelli del nord, quelli della grande azienda e della piccola azienda, quella quando hai il problema che l'azienda ti dice sai che c'è, devi lavorare di notte, di sabato e di domenica, allora quelli che lavorano già dicono col cazzo che ci lavoro io, assumi quelli che lavorano solo di sabato, di notte e di domenica e al limite prendi. La confederalità è discutere di quella roba lì perché ci siano soluzioni solidali che non scarica su nessuno.
Questa è la confederalità. Allora il problema come la ricostruisco? Perché oggi, perché ti dico che il lavoro salariato in senso generale, secondo me, è cambiato tutto, ma ti faccio un esempio che io vivo. Tranquillamente, cosa sta avvenendo oggi? Cos'è avvenuto? Come si è trasformato oggi il lavoro in senso trasversale? Appunto col fatto che l'impresa che comanda ancora più di prima. C'è un accentramento del ruolo centrale dell'impresa che non ha precedenti. E non a caso il sistema come si sono riorganizzate le fabbriche e anche il pubblico è simile. Tu hai una frantumazione sociale, l'appalto, il subappalto, il sottappalto, la cooperativa, la finta cooperativa. C'è stata leggi in questi anni che hanno favorito un processo di riorganizzazione delle imprese fondate sulla contrapposizione tra lavoratori, sulla riduzione dei diritti e dentro forme anche di lavoro precario che non hanno precedenti. Allora il mio problema oggi sarebbe non quello di discutere del mercato del lavoro, capisci? Perché il problema non è quanto è flessibile chi lavora. Il problema oggi noi dovremmo aprire una discussione di come utilizzo intelligentemente il lavoro delle persone per un nuovo modo di fare imprese, per un nuovo modo di produrre e di discutere di che cosa produco. Questa è la discussione che andrebbe riaperta. Con le contraddizioni che ci sono, tu parlavi prima di Lanciano, delle trivellazioni. Le contraddizioni, partecipato anche la FIOM. Ma le contraddizioni sono forti, perché ad esempio un processo di questa natura cosa ha determinato? Che alla Smith, che è una multinazionale, che è uno stabilimento a Cecina, dice sai che c'è, non posso fare le trivellazioni e io ti chiudo lo stabilimento e sono 250 lavoratori che si stanno battendo perché quella gliela puoi raccontare come ti pare, ma o sei in grado insieme a loro di costruire un'alternativa o loro dicono che stanno perdendo il posto di lavoro e senza il lavoro non mangiano. E queste contraddizioni, io non sto dicendo che devi difendere tutto, ma dal mio punto di vista la coalizione sociale ha proprio questa caratteristica. Di dire che c'è bisogno di costruire dei percorsi di discussione, anche preventivi, nel rapporto con i lavoratori, con le associazioni ambientali, con un'altra idea di modello di sviluppo, per costruire dei contenuti che siano in grado di qualificare anche l'attuazione. Ma questo è il punto che abbiamo di fronte. Allora, io non vedo oggi, perché non è nata così, io non vedo una contrapposizione tra il centro e il territorio. Io questa contrapposizione la vedo sia perché la proposta che noi abbiamo fatto una cosa normale da un certo punto di vista, cioè abbiamo detto a tutti ciò che conoscevamo e che avevamo rapporti, noi viviamo questa situazione, proponiamo a tutti di costruire questa cosa, apriamo questa discussione, non a caso l'assemblea che abbiamo fatto a Roma è stato un inizio, a cui hanno partecipato in tanti, lì ci siamo detti bisogna che ci diamo un tempo perché questa discussione si faccia territorio per territorio, si allarghi, e quindi coinvolga anche quelli che qui non sono venuti, tutti quelli che sono interessati a questo processo, per poi ritrovarci tra un po' di nuovo a un incontro nazionale che non è più semplicemente i promotori originari, ma è quello che viene dai territori, quello che emerge. Però il punto che io vedo, devi avere giustamente alcuni obiettivi generali dentro i quali indichi anche qual è un significato della tua azione e capire quali sono delle pratiche solidali, territoriali, che siano in grado di costruire questo senso e questo nuovo modo di agire e di affrontarlo. Che se vogliamo essere onesti, in qualsiasi discussione vera non è che siamo tutti d'accordo. In una discussione vera parti anche dal fatto che devi confrontarti con idee diverse ed è proprio la democrazia lo strumento che ti può permettere di confrontare e di trovare delle sintesi. Ma il punto viene prima. Pensiamo o no che sia utile fare questo processo? O pensiamo che ognuno, rimanendo così com'è o facendo finta di cambiare un po' ma rimanendo uguale, pensa di potersi salvare da questo processo? Secondo me non si salva nessuno, e io lo dico non verso altri, perché se non c'è questo cambiamento, lo dico tante volte anche in casa mia o qualche discussione anche con la mia confederazione, io penso che il rischio è che cambia la natura del sindacato. Perché? Perché oggi l'attacco sindacale è ai contratti nazionali di lavoro e il modello che viene avanti da parte delle imprese è quello di costruire tanti sindacati aziendali e corporativi in competizione tra di loro, dove non c'è più una dimensione generale, dove non ci sono più diritti comuni sanciti dai contratti nazionali, ma ognuno si trova nella sua azienda che è quella che ti dà e lì alimenti la competizione. Allora per me questo è il quadro che abbiamo di fronte, questa è la discussione da fare. Su alcuni temi generali, certo, io alle cose che ho sentito, se penso anche perché sono collegate, se tu vuoi fare un reddito minimo di dignità, chiamiamola come ci pare, so che ha caratteristiche diverse, ma è chiaro che una cosa di questo genere esiste
non solo se c'è più gente che lavora, ma se c'è un fisco che funziona. Perché dal mio punto di vista un reddito minimo deve essere pagato con la fiscalità generale, non con altri contributi, che vuol dire che chi più prende più paga e quindi attraverso la lotta all'evasione fiscale e al fisco tu garantisci anche un determinato diritto. Ma poi c'hai altre battaglie. Perché oggi, se ce la vogliamo dire, certo che l'obiettivo deve essere la piena occupazione, ma cosa sta succedendo? Guardiamolo sotto gli occhi concreti. Noi siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa, siamo il paese che ha gli orari di lavoro più alti d'Europa e noi siamo di fronte al fatto che nei luoghi di lavoro oggi non solo devi lavorare per più tempo e per più ore, ma ti viene chiesto anche di lavorare di più dentro le ore che fai, con un aumento dello sfruttamento e della tua prestazione lavorativa. Quindi si pone anche un altro tema, non solo di rivedere le pensioni e di abbassarle, ma anche quella di riaprire una discussione sulla riduzione e la redistribuzione dell'orario di lavoro, perché è un altro tema generale se vuoi affrontare il problema del lavoro. E dentro a questo io continuo a pensare che una serie di diritti, se tu vuoi evitare alla luce di quello che è avvenuto, caso Fiat, accordi separati, e devi arrivare ad una legge sulla rappresentanza che garantisca dei diritti, mentre oggi c'è il rischio che facciano le leggi all'opposto di quello che serve a te. Allora questa battaglia generale secondo me va fatta, dopodiché la pratica nei territori, e la chiudo per non tenerla lunga, io penso, e da qui la parola coalizione, perché abbiamo usato questo che al limite ha tratto anche in inganno, perché si usa in politica per fare partiti e tutto il resto? Perché noi siamo partiti da un ragionamento. Quando nasce il sindacato? Nasce nell'Ottocento e nasce nel momento, che viene fatta una legge, in Inghilterra in particolare, da un governo liberale, che riconosce il diritto di coalizione alle persone che lavorano. E cioè riconosce il fatto che siccome chi è lavoratore è più debole e quindi ha bisogno del diritto di potersi organizzare collettivamente, questa è la condizione. E da un certo punto di vista, vista la crisi grave che siamo, secondo me è il momento di tornare alle origini da cui è nato anche il movimento dei lavoratori, nelle forme nuove che ci sono, ma con gli elementi di fondo, e cioè il fatto che ti metti assieme, il fatto che affronti determinati diritti, con forme e luoghi comuni in cui devi parlare e discutere, e quindi con un'idea anche di questa natura. Io vi faccio degli esempi banali e davvero la smetto. Quante volte è capitato a me, facendo assemblee, di trovarmi un lavoratore metalmeccanico? Io ho questo rapporto, quindi non ho, diciamo così, altre esperienze se non indirette, che parlando mi dice: questo mese io non sono riuscito a curarmi perché, essendo in cassa integrazione, non ho i soldi per pagare il ticket. Quante volte mi sono trovato con persone che, discutendo, mi dicono: non sono più in grado di mandare mio figlio all'università o a scuola perché non ce la faccio, non ho i soldi per potersene andare. Quanta gente è sotto sfratto al problema della casa? A me è capitato, ed è una cosa che ho anche usato, ma perché mi ha colpito, a me è capitato di trovare il lavoratore metalmeccanico, cassa integrato, licenziato, che senza casa ha anche il problema al limite di doverlo occupare, se no non sa dove andare. E al limite la occupa in un condominio, in un posto, dove di fianco c'è un altro lavoratore metalmeccanico che sta pagando il mutuo, che è incazzato perché al limite gli svaluta il valore di quello che lui ha comprato. E io mi sono posto: ma quelli sono metalmeccanici tutti e due, capite? Tutti e due stanno difendendo un diritto. Perché non devo trovare la forma e il modo che, anziché contrapporsi, ci possa essere un elemento di battaglia comune? Questo come altre cose. Per me questa è la confederalità, capite? E oggi questa cosa non c'è. Oggi io il livello di competizione tra le persone ce l'ho grande, che non lo vedo mai. Se penso ai migranti, che è l'altra paura che oggi c'è. Noi abbiamo fatto nei giorni scorsi la festa della FIOM. C'è stata lì una cosa che ha buttato Carlin Petrini, che a me è stata una cosa che mi fa riflettere, secondo me sarebbe utile rilanciarla. Ha fatto un ragionamento banale. Quanti sono adesso? Di cosa stiamo parlando? Di 40.000 persone? Questo era il numero che veniva detto? E se uno ci ragiona, 40.000 persone, profughi o al limite gente che è scappata dalla fame, sappiamo che in Africa c'è più gente che muore per attraversare il Sahara che non nel deserto, che non il Mediterraneo, il che vuol dire che c'è una condizione che quelli lì non li fermi neanche con le cannonate, se uno avesse in mente quella roba lì. Ma prova a ragionare, 40.000, quanti sono i comuni in Italia? 8.000. Prova a pensare cosa vorrebbe dire una pratica anche solidale che ti permette, stiamo parlando di 5-6 persone per comune? Ma voi provate a pensarci, una volta, io vengo anche da una famiglia contadina, ma
A me è capitato, capitava anche a me che ero in una famiglia numerosa, che mi mandavano da mio nonno perché non c'era da mangiare, mi dava da mangiare. Quante volte forme di solidarietà tu l'hai messa in campo? Può darsi che adesso ti faccia paura uno che ha una lingua diversa, che non affronta. Però questi temi qui, capite? E in un certo momento, più che tante altre storie, questa è l'idea che io mi sono fatto, questo è il momento in cui contano le cose concrete. Parla di più una cosa che tu fai, che concretamente dice si può fare in un altro modo, e anziché la competizione c'è un elemento di accoglienza che affronta determinati temi, che tante altre battaglie su cosa fa uno e l'altro, perché sennò prevale un'altra logica. Allora questo per me è il tema. E la coalizione sociale vuol dire la disponibilità di ognuno di noi, collettivo e singolo, di mettersi in discussione, di cogliere che c'è stata una parzialità della nostra lotta e della nostra battaglia. Abbiamo fatto delle cose bellissime, forti, ognuno rivendica quello che vuole, ma oggi siamo all'osso del problema. Oggi siamo di fronte al fatto che se passa questo modello, compreso l'assalto alla Grecia, noi siamo di fronte al fatto che cambia radicalmente il modello sociale. E quando tu non hai più diritti, anche quando, tra virgolette, la crisi sarà passata, sei in un altro mondo e sei in un'altra situazione. E la contraddizione che hai è che non c'è mai stata tanta gente come adesso che per vivere ha bisogno di lavorare, ma non siamo mai stati tanto deboli, contrapposti e divisi come adesso. Questo è il punto, questo è l'elemento. Una discussione così, lo dico davvero concludendo con onestà, sarebbe uno matto se pensa che si incontra a Roma con 4 o 5 li risolve. Bisognerebbe ricoverarlo, come lo chiamano TSO, bisognerebbe prenderlo e ricoverarlo se uno pensa a quella roba lì. Perché quando la situazione è difficile, questo è l'elemento che io vedo, quando le cose sono complesse, tu devi dire la verità alle persone, sono complesse. Quando qualcuno tenta di venderti che non è complesso niente, che è tutto facile, ci stanno prendendo per il culo, vi è chiaro quello che avviene? E allora io devo avere la forza oggi di aprire questo processo di discussione e di cambiamento. Se lo vogliamo fare, lì c'è un terreno, e la coalizione sociale non è né la FIOM né Landini, capite? Esisterà un processo di questa natura se tutti assieme, se siamo d'accordo e convinti, lo costruiamo con delle cose, nei territori e con una battaglia generale. E io non escludo, perché per cambiare le leggi c'è anche un altro strumento che andrebbe discusso, no? C'è la contrattazione, tutto il resto, ma abbiamo visto che in alcuni casi li perdi, in altri casi li vinci, ma nella nostra legislazione è previsto anche l'istituto del referendum. Io non sto dicendo che va fatto, io sto dicendo che se tu ti poni il problema che per cambiare questo quadro devi anche cambiare delle leggi sbagliate per costruire anche un'altra situazione, io penso che a un certo punto questa è una discussione che dobbiamo fare. Ma se lo vuoi vincere, non può essere che lo fa questo o quell'altro per mettersi il cappello, capisci? Deve essere oggetto di una discussione di massa, larga, di consultazione, che ha dentro però anche un progetto. Io ragiono così. Quando negli anni 50 occupavano le terre, quando Di Vittorio allora propose lo statuto dei lavoratori, io vengo da una città dove la gente è stata ammazzata in piazza, i famosi morti di Reggio Emilia, non è che allora era meglio di adesso, ma la forza non era semplicemente lì, è perché bene o male c'era anche un'idea, un progetto di società dietro a quello che facevi. Del resto un'organizzazione come la mia, la FIOM, la CGIL, se hanno 100 anni è perché hanno sempre avuto l'ambizione di cambiare la società anche fuori, cioè di svolgere un ruolo politico, non solo sindacale. Oggi io capisco la parzialità, ma capisco anche la forza. E se devo fare una critica, perché oggi c'è un elemento di debolezza? Perché in questi anni i sindacati non solo sono stati poco autonomi, ma sono stati troppo spesso legati ai partiti, alla politica e tutto il resto, e c'è bisogno di un processo di democratizzazione e di cambiamento. Ma allo stesso tempo non possiamo buttare via tutto, dobbiamo avere la consapevolezza di quello che avviene. Questa secondo me è la discussione che abbiamo di fronte e questa è la battaglia che dobbiamo fare. Grazie. Io ringrazio Maurizio Landini per la schiettezza e per come bisogna affrontare i dibattiti. A proposito di legalità e illegalità, qua siamo nella foresta di Sherwood e quindi anche in chi pratica il diritto all'illegalità che diventa poi costituente, questo è una cosa che dobbiamo tenere sempre a mente. Io vorrei semplicemente anche chiarirci, no? Perché quando si dibatte, quando si discute, a volte c'è necessità poi di chiarirsi. La questione della fine, poi passo la parola a Sergio, della fine della società salariale non è la fine del lavoro.
anzi, ma è la fine di una società in cui è egemone il lavoro salariato, il lavoro dipendente e soprattutto egemone il welfare, che era figlio di quella società. Noi dobbiamo confrontarci giorno per giorno con persone che non solo devono accettare il lavoro gratuito, ma che se lo vedono formalizzato in un job, nel Jobs Act, in una formula legislativa, ma soprattutto se lo vedono giorno per giorno come unica forma di vita. Questo forse è il problema che dobbiamo provare a superare proprio in quella logica, no? Nell'evitare la contrapposizione tra quel modello di lavoro, di società, e una società invece egemonizzata da un altro tipo di rapporto tra capitale e lavoro, che è il rapporto poi tra capitale e vita. Tu hai detto una cosa molto interessante quando parlavi del senso dell'essere confederati, del confederarsi, e questo va oltre anche la questione del sindacato. Prima Marta diceva sulla questione del confederalismo democratico stanno costruendo una comunità che è altra rispetto allo Stato-Nazione, che ha realmente fatto una rivoluzione e che in questo momento sta provando a costruire un altro modello di società proprio basato su quest'idea, sul come confederiamo territori, su come confederiamo le lotte.